Ciao a tutti, benvenuti e bentornati sul mio canale. Io sono Michela, sono una mua e vi ringrazio tantissimo oggi per essere qua con me. Video di oggi che ho dovuto rimandare perché veramente sono sommersa e non credo di riuscire a farvi vedere tutto. Sto parlando del video dei prodotti finiti. Ringrazio tutti i nuovi iscritti, veramente sono contentissima di ricevere il vostro feedback, sono contentissima di poter parlare con voi, io adoro parlare con voi, quindi se vi va di commentare sotto il video io vi aspetto per sentirci e partiamo. Questo mese qua ho veramente dato il meglio, ho finito un sacco di prodotti e andrò assolutamente in ordine casuale. L'ultimo prodotto che ho finito la settimana scorsa, mi pare, è questa crema del brand Arval. Ora voi non vedrete niente, ecco, ora voi non vedrete niente, parlo di questa crema idratante per pelli normali e disidratate che io avevo acquistato da Tigotà lo scorso anno, si chiama Aquaphor ed è una crema specifica per pelli disidratate e normali, una formula a base di acqua, estremamente fresca, soffice al tatto. Quando io andavo a stenderla, era una perfetta e ottima base trucco, idratava molto molto bene la pelle, anche quando ne andavo a mettere un ciccino in più, mi sono trovata molto molto bene. Poi ho finito come correttore, questo non è propriamente un correttore, sto parlando del Prep and Prime di MAC. Questo prodotto qua è un prodotto che si divide in tre categorie. Nel senso che ci sono tre colorazioni diverse. La mia si chiama Bright Forecast e si tratta di un illuminante, un highlighter che molti truccatori non utilizzano come illuminante perché va a coprire veramente molto molto bene le occhiaie. Io le avevo viste da una collega mia e lo utilizzavo praticamente come correttore intorno all'occhiaia. E avendo questa ora non so se vi riuscirò a far vedere, no, perché è completamente scarico. Comunque, avendo questa colorazione leggermente aranciata, ora praticamente proprio il colore della mia mano, avendo questa colorazione leggermente aranciata, andava a togliere il bluastro dell'occhiaia. Prodotto leggerissimo, non andava ad infilarsi nelle pieghette, non andava a seccare, è veramente fantastico. Costo non economico perché non parliamo di un prodotto economico, MAC è un brand cosmetico veramente top e lo andavo a mettere nella parte più violacea della mia occhiaia o quando lo andavo ad utilizzare sulle clienti lo vado a posizionare la parte più violacea delle occhiaie, lo lasciamo un attimino in posa in modo che il colore si fissasse. Perché non so se lo sapete, ma i correttori se vengono lasciati in posa, ovviamente non 2 ore e mezza, ma se vengono lasciati in posa quei 2 o 3 minuti, il correttore cosa fa? Si fissa, comincia a fissarsi e quindi la coprenza e la durata aumentano. Provate, poi mi fate sapere. E quindi io lo lasciavo un pochino in posa e poi lo andavo a sfumare col dito con un pennello. Prodotto veramente strepitoso, io lo sto conservando perché non so se sapete anche l'iniziativa di MAC, quando riportate in un negozio MAC 5 prodotti anche non finiti in negozio potete scegliere una tonalità di rossetto gratis, non è fantastico? Un prodotto per le labbra che io amo e che il mio ragazzo ama ancora più di me e che io ho regalato lo scorso Natale perché ne va matto. È questo Chili Balm del brand Puro Bio. Questo è un burro cacao con a base peperoncino e menta. Il nostro è finitissimo, proprio lo è andato completamente a scavare. Ed è un burro cacao a base cerusa, molto molto resistente rispetto agli altri burro cacao. Mi sembra che il suo costo si aggiri sui 4-5 euro. Io lo compro sempre online perché dove vivo io non ha reperibilità ovviamente e lo compro spesso sul sito di Bio Boutique La Rosa Canina, ve lo lascio qua sotto nell'info box, un sito che io adoro, ve ne avevo già parlato in un altro video, ha sempre dei fantastici ottimi sconti, quindi ve lo consiglio, vi consiglio molto di andare a dare un'occhiata.
E questo burro cacao è un burro cacao pazzesco. Lo indossate e ha una persistenza sulle labbra strepitosa. Sentite il pizzicorino dovuto ovviamente alla menta e al peperoncino. Non spaventatevi quando sentite peperoncino, non vi va a fuoco niente, non vi vanno a fuoco le labbra. Però ovviamente dà una stimolazione al microcircolo delle labbra e di conseguenza c'è un piccolo aumento di volume del coloretto rossastro delle labbra. Ma ragazzi, io lo amo, il mio ragazzo se n'è innamorato, un prodotto vegano, organico e testato nel nickel, made in Italy. Non posso fare altro veramente che parlarne bene, è veramente un ottimo prodotto. Adesso, come vi avevo già parlato in un altro video, sempre, vorrei buttarmi un attimino di nuovo a scoprire il brand di Puro Bio, perché è stato un pochino accantonato negli ultimi anni, devo dire. Invece io lo trovo veramente un brand molto interessante e anche low cost su certi aspetti, su altri no. Perché ho visto le ultime creme anti-age 40-50 euro, anche no, grazie. Prodotto per il corpo che ho finito da... Ce l'avevo penso da più di un anno e sono quei prodotti corpo che io purtroppo compro e non utilizzo con regolarità come si dovrebbe fare. Cosa che adesso sto cambiando perché sto diventando molto più costante nell'utilizzo di prodotti corpo. Sto parlando del fluido concentrato protettivo del microcircolo del brand dell'IDEA, che io trovo sempre da Tikuta, ma trovo anche online. Brand low cost, perché veramente non è un brand costoso. All'interno aveva ginkgo e mirtillo. Devo dire che non ho notato particolari risultati. L'odore sinceramente non mi è piaciuto più di tanto. Vi dico la sincera verità, non lo ricomprerò perché non ho visto grandi risultati, anche se l'avrei dovuto mettere con più costanza, quindi in questo caso era colpa mia. Però vi dico, non lo andrò a ricomprare. Un prodotto bomba che io ho amato, non vedevo l'ora di girare questo video solo per parlarmene. Io questo prodotto l'ho scoperto e lo ricomprerò sicuramente dal mese di settembre in poi, perché in questo momento fa abbastanza caldo. Sto parlando si chiama Seba Clear Serum ed è un correttore globale anti-imperfezioni, segni e rughe. Ragazzi, questo siero qua mi ha cambiato la pelle. All'interno contiene niacinamide, io adoro la niacinamide perché sul mio tipo di pelle mista va a rivoluzionare la grana della mia pelle. Il packaging è in vetro, è abbastanza pesante, ha il suo tappino di protezione, anche questo ha l'erogatura pump che, come sapete, io adoro. Io ragazzi non posso che consigliarvi questo siero se avete una pelle mista, una pelle grassa e una pelle asfittica. Ho notato veramente la differenza perché andava a cambiarmi la grana della pelle in una maniera pazzesca. La stesura proprio del siero aveva una consistenza veramente pazzesca, perché viene consigliato anche come primer prima del make-up, anche se la sua funzione originale non è quella. Andava veramente a piallare la pelle in un modo pazzesco e ho notato veramente tantissimi benefici a livello di texture della pelle e a livello di benessere dell'epidermide. Veramente costa, mi sembra, su massimo 22 euro. L'ho trovato anche su Amazon di 18 euro. Su Notino l'avevo agguantato verso i 16 euro. In farmacia io l'avevo comprato a 19-20 euro. Ma io ragazzi vi dico, li merita tutti. Anche se costasse 30 euro, io lo ricomprerei perché è veramente strepitoso. A livello di rughe, non ho ancora una pelle con rughe marcate profonde. Ma questo siero qui veramente vale tutti i soldi e tutti i centesimi che costa. Stupendo! Prodotto struccante che non mi ha fatto impazzire, non mi è piaciuto particolarmente e non ho visto recensioni a riguardo.
è il Micellar Air Skin Bread Professional di Nivea, prodotto pubblicizzato in TV da Clio, l'ho visto praticamente pubblicizzato sempre da lei. È un'acqua micellare per trucco waterproof e long lasting. Per pelle sensibili, senza profumo e senza risciacquo. Mi raccomando, non seguite mai la dicitura senza risciacquo perché contengono tensoattivi, cioè saponine. Le saponine sulla pelle a lungo andare possono portare irritazioni, occlusione dei pori o quindi imperfezioni della pelle, quindi risciacquate sempre le acque. Un'acqua micellare senza grandissime lodi, struccava perché struccava. L'avevo pagata, mi sembra, sui massimo 4 euro, forse sempre da Tigotà. L'avevo acquistata per cambiare, un bel boccione da 400 ml, ma vi dico la sincera verità, non ho visto adesso, ora sto guardando l'inci, ci sono abbastanza estratti. C'è l'estratto di camelia, l'estratto di vinacciali di mirtillo, c'è qualche estratto, ma sinceramente non la riacquisterei perché non mi ha dato una particolare esperienza né sensoriale né di acquisto. È una semplicissima acqua struccante come mille altre. Quindi non si sì, andava a struccare il trucco waterproof per l'amor del cielo, ma cosa che altri struccanti fanno, quindi non l'andrò a riacquistare. Prodotto corpo bagno doccia che io andrò a riacquistare assolutamente, non in questo periodo perché fa caldo, ma molto molto coccoloso con una profumazione strepitosa. Sto parlando del bagno doccia crema all'olio di macadamia e quinoa del brand Spuma di Champagne, effetto vellutante. Ragazzi, questo profumo è una roba che non si può, strepitosa, dolce, floreale, cremosa, e un odore proprio coccoloso, avvolgente, molto dolce, rispetto al pH naturale della pelle, dermatologicamente testato. Lavava bene, perché lavava bene, anche arrivata dopo una giornata di lavoro, gli ho dato le ultime botte. In questo periodo qua, anche se la profumazione adesso la trovo un po' too much per l'estate, preferisco profumazioni più fresche e più talcate, sinceramente mi danno più l'idea di pulito. L'odore è anche abbastanza persistente, devo dire, veramente molto buono. Li sto provando praticamente tutti quelli della linea Spuma di Champagne. Mesi fa avevo comprato un piccolo kit, più o meno grosso così, se lo riesco a trovare nell'internet la Michela del futuro ce lo metterà qua, grazie Michela del futuro. Avevo comprato questo piccolo kit di maschere di Peter Thomas Roth, non so se conoscete il brand di skincare non assolutamente low cost, è un high-end. Io bramo i patch occhi all'acido ialuronico che costano tipo 60 euro, sì, lo so, è una follia, ma ho comprato questo set di maschere a 16 euro in cui c'erano questi 4-5 tipi di maschere in campioncino in cui si potevano provare, tra cui ho finito questa. Questa qui è la maschera al cocomero, la maschera no cocomero, questa qui è la maschera al cetriolo, detox e rinfrescante. Mi dispiace, ma non fa nulla. Io l'ho provata e a parte una leggera idratazione non ho visto nessun effetto extreme detox, un effetto particolarmente idratante e rinfrescante. Mi risparmierò i soldi per comprare queste maschere, visto che assolutamente non ne ho tratto nessun beneficio. E piccola parentesi, non fatevi mai fregare dalla dicitura detox, perché detox nel cosmetico non vuol dire assolutamente niente. Detox è un effetto detossificante che si ottiene solamente curando l'alimentazione e lo sport, cose che noi sappiamo da una vita. Una mascherina che noi facciamo una o due volte a settimana non farà assolutamente nessun effetto detox. Può esserci un effetto purificante della pelle che si ottiene con maschere purificanti e trattamenti purificanti ed esfolianti, ma non fatevi fregare da questo. Questa finirà nel cestino. Non è assolutamente un prodotto che io andrò a ricomprare, soprattutto in full size. No, risparmiatevi i vostri soldi in questi prodotti super cari che non servono a nulla.
meglio una maschera della Garnier in tessuto a questo punto. Ho finito il mascara di By Terry, il Lash Extreme Twist Brush, e questo qua è un mascara con lo scovolino, non so se ora vi riesco a far vedere, lo scovolino che era girabile, ruotabile, è completamente vuoto, lo si sente, packaging lo trovo un po' cheap perché in plasticaccia proprio, ma non importa. E lo scovolino si andava praticamente a ruotare, ora è sull'uno, e con l'uno avevate lo scovolino che diventava un mega scovolino in silicone che andava a pettinare le vostre ciglia, e roteando si otteneva, ora non so se ve lo riesco a far vedere, ok, lo scovolino proprio cambiava e si infittiva. In questo modo doveva andare a dare un effetto volume più volume ciglia più ciccioso. Di questo mascara sinceramente devo dire che per l'effetto che ha non lo ricomprerò, perché ci sono mascara che hanno gli stessi principi, vedi mascara di Kiko, vedi mascara di Bourjois, che hanno lo stesso principio. Ne avevo comprato uno prima di questo che mi era piaciuto molto, questo qua sinceramente non era particolarmente il mascara della vita. Trovo che il mascara sia uno di quei strumenti nel make up su cui si può anche lesinare, risparmiare un pochino, perché si trovano mascara ottimi di Essence a 3 euro e ci sono mascara buonissimi anche a 14 euro senza andare a spendere una follia in 20 euro. Se volete prenderlo vi potete togliere lo sfizio, ma sinceramente non è tutto questo, tutta questa magia, non è tutto questo sconvolgimento di ciglia, quindi non lo andrò a ricomprare. Non vi consiglio di spendere 20-30 euro di mascara, potete anche lasciarlo lì e investire i vostri soldi in prodotti migliori. Un mascara invece di cui mi avete già visto parlare, tessere le lodi, ho fatto anche un reel, l'ho girato ieri, ed è il mascara della vita che nessuno ne parla, ed è il mascara della vita per me. Ho trovato il mascara low cost e spero che non lo tolgano mai dal commercio. Sto parlando del mascara, ora voi non vedete niente perché è completamente consumato, è il Lash Sensational di Maybelline. Io ne ho già un altro aperto, questo qua è finito, completamente finito, e lo scovolino è questo qua, promette volume panoramico, ciglia farfalla, cosa che fa perfettamente, è un mascara super economico, si aggira dai 9 ai 6,99 euro, è veramente strepitoso. Se volete provare un mascara nuovo, io vi consiglio di buttarvi su questo perché è veramente fantastico. Mi fa delle ciglia volumizzate, pettinate, incurvate, che altre mascara super costose tipo questo qua di By Terry non fa assolutamente. Questo qui pettina, sì, dà un po' di volume, ma niente di che. Questo lo strabatte, proprio lo distrugge. Piuttosto vi consiglio di investire su un mascara come questo. Maybelline fa veramente degli ottimi mascara, adesso ne ho scoperto un altro grazie al video di Vinted, se non l'avete visto andatevelo a recuperare. Il primo che ho messo da parte per farvi vedere è questo olio trattante e struccante di Caudalie. Questo qua è un olio struccante, consistenza goduriosa, veramente un olio denso, piacevole, bello corposo. Dovevo per forza però andarlo a risciacquare con un prodotto detergente, con una schiuma o un detergente schiumogeno, comunque, perché su una pelle mista grassa non è proprio l'ideale, però veramente andava a struccare ed eliminare qualsiasi tipo di make up, qualsiasi tipo di residuo di make up. La pelle era veramente morbida. Questo prodotto qua lo straconsiglio per pelli stressate, soprattutto per pelli secche e disidratate, perché questo qui veramente vi va a nutrire la pelle in una maniera strepitosa. Era per lo più a base di olio di mandorle,
dice di eliminare tutti i tipi di make-up, anche quello waterproof, è vero, non lascia tracce grasse, non è proprio così, lasciava tracce grasse. Questo qui è veramente un prodotto fantastico, adesso ne sto provando uno dell'idea che mi sta piacendo, ma questo qua veramente per l'esperienza, per la sensorialità, vale tutti i soldi e non ricordo fosse un prodotto economico, mi sembra si aggirasse sui 18 euro, ora poi forse mi sbaglio. E ragazzi, veramente da provare. Adesso mi sembra che ha cambiato packaging, non è più nella sua confezione bianca, ma ha cambiato, ma è sempre buono uguale. Vado a caso, partiamo con questa maschera ristrutturante balsamica. Questa qui è una maschera di Bioficina Toscana, brand EcoBio, che avevo acquistato su BioBoutique la Rosa Canina. Un trattamento ideale per capelli mossi ricci oppure fini, da un nutrimento corpo senza appesantire. Allora, questa maschera poteva essere usata come impacco per shampoo o come maschera a capelli bagnati dopo lo shampoo. Io ne ho trovato particolare giovamento come maschera per shampoo. Profumo innanzitutto balsamico perché aveva comunque un profumo mentolato, fresco, molto gradevole e molto buono. Se vi piacciono i prodotti balsamici, ovviamente. E questa maschera in particolare trovavo particolare beneficio a capelli asciutti, la mettevo da metà capelli in giù, mi facevo il mio chignon, il mio impacco e la lasciavo lì anche 2 ore, 2 ore e mezza a fare il suo lavoro. E devo dire che era abbastanza districante, i capelli erano morbidi. Non trovavo invece giovamento utilizzando la capello bagnato perché penso che sui miei capelli, sul mio tipo di capello con capello spesso, grosso e mosso, dice di essere un prodotto senza PEG, parabeni, petrolati, SLS, SLS, alcol, siliconi e coloranti, dermatologicamente testato in nickel, prodotto buono, lo ricomprerei sinceramente. Trovo che il punto prezzo sia leggermente alto per quello che fa in realtà il prodotto. Ho un anno e mezzo circa che sono ritornata a utilizzare i prodotti classici da supermercato con all'interno siliconi perché ho fatto anche io il mio loop di bio, utilizzavo solo bio, disintossicazione dei capelli, ma mi stavano questi prodotti biologici, utilizzando solo prodotti biologici, quindi shampoo solidi, maschere, eccetera, il mio capello si stava completamente seccando e distruggendo. Sembrava che io non ho mai fatto una tinta in vita mia. Questo qua è il mio colore naturale e sembrava che io avessi quella secchezza da trattamento, da tinta. Penso che sul mio tipo di capello il silicone crei una barriera che va a proteggerlo. Io da quando sono tornata ad utilizzare prodotti con siliconi, i miei capelli sono rinati, stanno bene, sono belli, sono sani, crescono, sono forti. Invece utilizzando prodotti biologici purtroppo notavo che la crescita era molto rallentata, si spezzavano più facilmente e quindi probabilmente non era la mia strada il biologico per capelli. Quindi state sempre attenti a quello che pasciugate in casa. Ultimi due prodotti, è un prodotto labbra che ho acquistato sul sito di Look Fantastic, l'ho pagato una cavolata, costo sui 4 euro circa, e sto parlando di questo lip plumper del brand Barry M, ed era praticamente un bel boccione di gloss per 3-4 euro, devo dire, e profumo un po' chimichetto, un po' da glossino da ragazzina, no? L'effetto che dava però sulle labbra non era affatto male per quei 3-4 euro che sono andata a spendere, perché comunque andava a gonfiare le labbra, perché comunque l'effetto plumper c'era, non era un bruciore eccessivo, pizzicava perché pizzicava, ma non era un bruciore eccessivo e andava molto ad idratare le labbra. Quindi se state cercando un lip plumper che non costi una follia, super super economico, questo qui è molto molto valido, ve lo consiglio. E ragazzi, ultimo prodotto è un termoprotettore per capelli. Sto parlando del termoprotettore del brand Parentesi Bio. Si chiama Fata Spirulina, spray termoprotettivo volumizzante anticrespo, acquistato sempre sul sito di Bio Boutique La Rosa Canina. Parentesi Bio è un brand che devo dire ho utilizzato parecchio.
questo prodotto mi è piaciuto veramente tanto, l'ho utilizzato anche per lavoro, per uno shooting, per un video musicale. Il profumo è una roba, ragazzi, strepitosa, veramente, mamma mia, sembra il profumo di un detersivo per capi, dolce, delicato. E all'interno ha ortica, spirulina, aloe vera, avena, miele, cocco e olio d'oliva. Questi qui sono gli ingredienti base. Poi c'è tutta il resto della scarica degli ingredienti. Io ho avuto il piacere di seguire le due sorelle che hanno fondato il brand, che è parentesi bio. Le trovo molto molto carine. Due ragazze che hanno fondato il loro brand dal nulla praticamente e che ora stanno avendo molto molto successo perché i prodotti capelli li trovo veramente validi, a parte qualcosina che poi ve ne parlerò, ma questo prodotto qua io ve lo straconsiglio, uno per il profumo per i capelli, due per l'azione perché aveva un'azione districante e lucidante del capello assurda. Ha molteplici usi, io questo qua lo portavo l'anno scorso anche quando sono andata al mare in Liguria, perché lo si può utilizzare come termoprotettore usciti dalla doccia, dal bagno, a capello umido lo si spruzza e poi si fa la normale asciugatura e la normale piega col phon, oppure dice di spruzzarlo al mare sui capelli, dopo bagno più volte al giorno, in piscina prima di utilizzare la cuffia o comunque prima di prendere il sole. Questo qui è un prodotto veramente veramente strepitoso. Vi ripeto, quando l'ho utilizzato per lavoro, le modelle si sono messe a fare le foto e volevano assolutamente comprarselo perché veramente uno quando sente l'odore di questo sviene. Sviene perché questo profumo è una roba favolosa. Dovete provarlo e dovete sentirlo per capire. Ed è un prodotto confezionato in Italia, a Salerno, Battipaglia. E in collaborazione con Torretta, che è un'azienda che produce olio, quindi molto molto bello e interessante il fatto che collaborino con aziende locali, aziende del loro paese, per fare un prodotto di altissima qualità, perché questo si parla, ragazzi, di un prodotto di altissima qualità. Spruzzino buonissimo, sì, aveva una fantastica erogazione, ora non so. Fantastica erogazione, non c'era quello sgocciolare a pioggia strano e ragazzi, che profumo buonissimo. Anche il mio ragazzo quando lo spruzzavo dopo la doccia mi faceva sempre complimenti per il profumo. Capiamoci, il mio ragazzo non è uno che si disperde in tantissimi complimenti. Ragazzi, questo video sarà sicuramente un po' più lungo del solito. Scusatemi tanto se mi avete visto un po' persa, ma veramente sto morendo di caldo. È un video che ho dovuto girare un po' in fretta perché tra 2 ore devo andare a lavoro e devo fare ancora un sacco di cose. Vi ringrazio tantissimo per aver guardato questo video. Io vi lascio qua il mio contatto per Instagram se siete interessati ad andare a vedere qualche mio lavoro di MUA, qualcuno ve lo metterò qua intorno e vi chiedo di lasciare un mi piace, di iscrivervi al canale, se non lo fate non c'è nessun problema, vi voglio bene lo stesso, grazie mille, buona giornata!